comune di Santa Cesarea Terme si colloca sul versante orientale del Salento, con il suggestivo litorale che rientra nel Parco Naturale Regionale Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. Il territorio si presenta all'interno dello scenario turistico salentino tra le località marine più attrattive e ricercate. Il centro abitato si apre ai piedi di un'altura verdeggiante, anticamente denominata Montem Saracenum, sulle cui propaggini si erge l'omonima Torre d'Allerta, conosciuta anche come Torre di Santa Cesarea, e un tempo comunicante con il circuito di Torre Specchia La Guardia e Torre Minervino. Il territorio costiero è segnato dalla presenza di acque sorgive termominerali dalle proprietà benefiche, rese uniche dalla particolare presenza chimica del bromo, dello zolfo e del gas idrogeno solforoso. Le acque di Santa Cesarea Terme erano già conosciute in epoca antica. In particolare, i caratteristici odori sulfurei avevano suggestionato i tanti esploratori e marinai che frequentavano le coste del canale d'Otranto, favorendo la nascita di diverse leggende. Santa Cesarea si lega così al mito dei giganti lauterni, i quali trovarono la morte nelle tante grotte e cavità del litorale, e la dissoluzione dei loro corpi rese sulfure quelle acque sotterranee, riconoscibili dal tipico odore pungente. Ma è in epoca cristiana che il territorio e il suo nome si legano a Santa Cesarea, vergine eremita che secondo la tradizione trovò riparo nelle grotte del luogo per sfuggire alle pericolose attenzioni del padre. Ad attestare la forte devozione del popolo per la sua protettrice, si erge nel paese la chiesa del Sacro Cuore di Gesù, costruita nel 1924 in sostituzione dell'antica cappelletta, che secondo la tradizione sorgeva sul luogo in cui ispirò la giovane santa protettrice. Alle spalle della chiesa sorge l'ex convento dei Frati Minori, edificio che ospita all'interno il Museo del Mare. Il museo conserva un'interessante collezione di reperti provenienti dal mondo marino ed è possibile ammirare una preziosa raccolta storica di attrezzature subacquee. Dalle terrazze di Santa Cesarea è facile perdersi nel suo ampio mare, che è il vero protagonista ed il custode dell'anima antica e spirituale di questi luoghi. Verso la seconda metà del secolo XIX, numerose famiglie appartenenti all'aristocrazia e all'establishment salentino iniziarono a edificare a Santa Cesarea Terme le loro ville per rendere più comodi i loro soggiorni estivi. Tra tutte risplende per le sue forme eclettiche la scenografica Villa Sticchi, progettata dall'ingegnere Pasquale Ruggeri nel 1895 per volontà di Giovanni Pasca. Le sue forme moresche, che attingono al romanticismo architettonico ispirato ai palazzi dell'impero ottomano, catturarono l'attenzione del noto regista e attore salentino Carmelo Bene, il quale nel 1968 introdusse l'edificio nell'ouverture del suo film Nostra Signora dei Turchi.
Villa Raffella è legata alla grande scrittrice milanese Maria Corti, celebre per il romanzo ambientato ad Otranto, L'ora di tutti. Il palazzo, infatti, venne edificato sul progetto del padre Emilio Corti, il quale realizzò un'innovativa architettura eclettica sfruttando una fusione tra il gusto mediterraneo e lo stile neoromanico. Palazzo Tamborino è conosciuto ai molti come Palazzo Miramare o Palazzo delle 100 finestre, per le tipiche aperture che scandiscono e caratterizzano le facciate dell'edificio. Costruito nei primi anni del Novecento, ospitò dal 1948 al 1949 il Casinò. All'era fascista risale la costruzione dell'albergo termale Palazzo, edificio pubblico eretto nelle tipiche forme monumentali del ventennio. Struttura elegante e prestigiosa, dal terrazzo panoramico è possibile ammirare l'ameno paesaggio costiero del Parco Naturale Regionale Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. La sua proprietà è di pertinenza pubblica, amministrata dal comune di Santa Cesarea Terme e dalla regione Puglia. Anche Villa Anna fu realizzata nell'era del ventennio e in passato ha ospitato un giardino d'infanzia e successivamente la sede dell'Istituto Alberghiero. La vocazione turistica del comune di Santa Cesarea Terme è strettamente legata alla presenza delle importanti acque termali, appartenenti al gruppo delle salzo-bromo-iodiche sulfure-fluorate. Si tratta di un importante patrimonio idrico-naturale dalle qualità mediche riconosciute già nei secoli passati, utili specialmente alla cura di patologie reumatiche, otorino-laringoiatriche e ginecologiche. Gli stabilimenti termali pertinenti a Terme di Santa Cesarea S.p.A., società per azioni a totale capitale pubblico, sono Stabilimento Palazzo, Stabilimento Gattulla e Stabilimento Sulfurea, posizionati in concomitanza alle fonti sorgive termali. Grazie alla presenza dell'idrogeno solforato, le acque di Santa Cesarea sono benefiche per alleviare i disturbi delle patologie a carico dell'apparato respiratorio e di quello osteoarticolare. Di recente le acque termali sono impiegate dal centro benessere in diversi percorsi di bellezza e relax. Sono numerosi ogni anno gli utenti che fruiscono dei vantaggiosi trattamenti, efficaci per la cura del corpo e il benessere psicofisico. Frazione di Santa Cesarea Terme vanta origini antiche risalenti all'età dei metalli. Situato verso la strada che in passato collegava Vaste a Castro, è da sempre il crocevia della rete viaria che metteva in comunicazione tra loro gli insediamenti rurali della zona. All'ingresso del paese si colloca il celebre Cisternale, un invaso scavato nella roccia, forse risalente all'età del ferro, che permetteva di rifornire di acqua gli insediamenti rurali presenti nel circondario.
Il volto del centro storico di Vitigliano è delineato dalla chiesa matrice, edificata nel 1726 e dedicata a San Michele Arcangelo. A poche decine di metri dalla chiesa madre sorge la cappella di San Rocco, al cui interno si conserva la statua del santo compatrono, festeggiato come consuetudine a Vitigliano il 21 e il 22 agosto. Ogni 21 giugno si festeggia invece San Luigi Gonzaga. Per l'occasione, la statua del santo è portata solennemente in processione e accolta dai fedeli con delle decorazioni realizzate con le foglie di palma. Quella di San Luigi è una festa importante, segna infatti l'avvicinarsi della conclusione della stagione primaverile e l'inizio dell'estate. Nell'architettura urbana del borgo antico si individua facilmente la facciata di Palazzo Ciullo, esempio di architettura aristocratica salentina. All'ingresso si accosta il piccolo oratorio dedicato alla Vergine Immacolata e arricchito da un piccolo campanile a vela posizionato in cima all'edificio. Palazzo Gargasole è il luogo della cultura di Santa Cesarea Terme. All'interno del nobile edificio è allestito il Museo degli Orologi e delle Torri Civiche. Nelle sale, infatti, è possibile ammirare gli orologi e i meccanismi a tempo che nel passato erano posizionati sulle torri municipali delle tre località di Santa Cesarea Terme, Vitigliano e Cerfignano. Inoltre è possibile visitare l'interessante mostra permanente dedicata agli antichi fossili. Un'interessante raccolta che permette di ammirare vari minerali e i resti di antichi esseri viventi marini ritrovati all'interno delle rocce salentine che hanno fatto da scrigno a questi sublimi gioielli. Nei pressi del Calvario si erge la chiesa di Maria Santissima Addolorata, edificio legato all'omonima confraternita di Vitigliano, è realizzato interamente in carparo e pietra leccese. Si può dire che Vitigliano riesce a coniugare l'antico e il nuovo, ed è affascinante camminare tra le stradine del piccolo centro o per le lunghe arterie sterrate che attraversano i campi e i muretti a secco. Mondo in cui la storia del Salento riecheggia nei suoi colori e nei profumi della terra. Cerfignano, frazione di Santa Cesarea Terme, è una comunità di 1800 anime che conserva inalterato il fascino della provincia salentina. Semplice, solare e accogliente. La campagna conserva ancora le memorie del passato, in particolar modo evidenti nel tratto di strada basolata di epoca romana, probabilmente un tempo collegata al circuito viario Traiano-Calabro. Il centro storico del paese riesce ad attrarre le attenzioni del visitatore attento alla ricerca di bellezze storico-artistiche.
L'architettura religiosa è espressa dalla chiesa parrocchiale dedicata alla Visitazione della Vergine, ultimata nel 1806. La chiesa richiama i fasti del Rococò e si rifà ai sistemi architettonici tardo settecenteschi. Di fronte alla matrice, in piazza Vittorio Emanuele, esattamente nel centro del paese, si erge la maestosa colonna votiva Osanna, tra le più antiche del circondario. Nell'ambito dell'edilizia ecclesiastica e della devozione popolare, sono interessanti le cappelle di San Giuseppe e della Vergine di Costantinopoli, quest'ultima conosciuta ai molti come Santa Loia, per l'antica presenza dell'altare votivo dedicato al Santo Vescovo Eligio. Di più recente costruzione è invece la chiesa di Sant'Antonio, edificata nel 1938 dai fratelli Miggiano, in adempimento a un voto della madre. Sempre risalente ai primi del Novecento, merita menzione la chiesa dell'Immacolata Concezione, chiamata dai fedeli Chiesa della Congrega. Nel territorio confinante con Santa Cesarea Terme si erge la chiesa della Madonna dell'Idri. La chiesetta del XV secolo si lega all'antica devozione contadina della Madonna dell'Acqua, per l'appunto Idri, dal greco idro. Maestosa è la campagna che circonda Cerfignano, ricca dell'antica architettura rurale dal sapore millenario. Si estendono infatti gli antichi uliveti secolari, scanditi dai preziosi muretti a secco, che guardinghi proteggono il bellissimo patrimonio storico di questa comunità del Salento meridionale. La caletta rocciosa di Porto Miggiano, con la sua bellezza amena, impreziosisce il litorale di Santa Cesarea Terme. Il suo fondale sabbioso e la caratteristica conformazione rendono Porto Miggiano tra i luoghi più belli della balneazione pugliese, ogni anno meta di migliaia di vacanzieri. Lo scorcio è caratterizzato dalla presenza dell'omonima Torre d'Allerta, pertinenza dell'antica contea di Castro. L'architettura militaresca risalta ancora nella sua possente struttura, scandita dalle ampie caditoie e dalle feritoie posizionate in cima. A Porto Miggiano fanno scalo diverse imbarcazioni turistiche, utili per scoprire il vasto patrimonio costiero di Santa Cesarea Terme, rientrante nel Parco Naturale Regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. Lungo la costa frastagliata e impervia è possibile ammirare la presenza di numerosi anfratti, come suggerisce la bellezza romantica di località Gli Archi, tratto suggestivo per la ripida falesia che delimita il litorale. Durante il percorso si possono incontrare le grotte più caratteristiche del patrimonio paesaggistico di Santa Cesarea Terme, come la Grotta di Malepasso, Grotta del Ciolaro, Grotta delle Ancore e Grotta delle Rose di Mare. Le grotte sono di interesse archeologico, testimonianza dell'antica presenza umana nel territorio basso salentino. Per la loro importanza storica ricordiamo i siti di Carlo Cosma e Ignazio Spagnolo, luoghi in cui si conservano diversi materiali ceramici di età micenea. L'immenso patrimonio paesaggistico è arricchito dalla presenza di sorgenti di acqua dolce, che affiorano soprattutto in corrispondenza delle cavità.
L'azzurro del mare sfuma nel verde della macchia mediterranea, sotto le cui fronde ombrose si può godere della frescura dei pini d'Aleppo, alberi che crescono floridi nel Parco Belvedere e nel Parco Robinson, siti lungo i declivi ombrosi di Santa Cesarea Terme. Il Parco Robinson è un'area attrezzata comunale recentemente riqualificata. Durante il periodo estivo sono ospitati diversi concerti e manifestazioni ludiche e culturali. La Pineta è dotata anche di punti ristoro in cui è possibile rilassarsi, al cospetto di un suggestivo panorama che si allarga sull'azzurro mare di Santa Cesarea Terme.